la riconoscenza. La riconoscenza non deve essere un sentimento di neve che appena va bene, appena arriva il sole, si scioglie. Enrico, qui, che ho conosciuto stasera, non ha fatto altro che dare valore alla riconoscenza di chi ha fondato prima, di chi è partito prima, di chi ci ha provato. Parole che hanno spiegato bene l'impegno quotidiano ai piedi della Rocca di Cornuda di Enrico, ma anche di Denis e Damiano Bedin, nel far crescere l'impresa, prima dal 1948 del nonno Giacomo e poi del papà Giovanni. E sabato il taglio del nastro della nuova struttura ha sancito quasi un traguardo raggiunto per i 75 anni di produzione. Abbiamo corso per 20-30 anni in giro per far conoscere questo prodotto. Adesso con queste strutture diamo una nuova visione, che anche il cliente da fuori venga a vedere il nostro territorio, perché è vedendo il nostro territorio che si può immaginare da dove parte il prodotto che ha bevuto finora e per dare un valore aggiunto maggiore. Puntare dunque ad un comfort per il cliente che, apprezzando un vino, scopre un territorio. Non solo la pura vendita del cartone di vino o della bottiglia o quant'altro, ma anche un ambiente, uno spazio riservato per poter dialogare, creare anche dei corsi con dei sommelier, parlare di vino e comunicare stando seduti e far due chiacchiere davanti a un bicchiere. Luogo di scoperta di un territorio per il turista, ma anche di incontro per la comunità di Cornuda. Una cantina ricca di particolari costruttivi che vanno dal tetto ondulato ma aperto al centro, quasi a richiamare le colline intorno, passando per la copertura delle cisterne e dell'intera filiera produttiva, per arrivare al rivestimento esterno in rame e alluminio, con l'obiettivo dell'architetto Nico Cunial di rendere il soffitto leggero ma nello stesso tempo uniformandolo ai colori della natura circostante. Tutte scelte per rendere la struttura sì un'opera d'impresa, ma in armonia con il territorio dell'Asolo Prosecco, del quale Bedin è uno dei maggiori produttori in zona. L'azienda Bedin in questo insieme rappresenta un bel tassello del puzzle, che ormai oggi è arrivato per fine anno, crediamo arrivi a 30 milioni di bottiglie, quindi numeri incredibili per questo territorio. Il sistema produttivo, ognuno per il proprio mattone, concorre al successo di una denominazione.